Ebbene sì, ho iniziato la giornata con colazione e occhi, perché mi sono svegliata alle 2 con un mal di schiena fotonico. Già lo sentivo ieri sera, però vabbè, ho tenuto botta e invece no, ho dovuto piegarmi all'occhi. E niente, adesso vado a lavorare, sono quasi le 6, mi aspetta una giornata molto intensa. Bene. Sono distrutta, veramente distrutta. Non so a quanti caffè sono arrivata, abbiamo a casa 2 positivi al Covid proprio nella settimana di Natale e al lavoro stiamo impazzendo. Hanno cambiato gli orari e non ho idea di quante ore io faccia questa settimana, ma al momento non voglio saperlo, voglio solo mangiarmi un po' di schifezze e non pensare più a niente. Ah. Oggi c'è una giornata veramente grigia e triste e è da ieri che penso ad alcune cose, tanto che prendo le mie vitamine. Ci sono soprattutto nell'ultimo periodo un sacco di parole e affermazioni che mi urtano. Parole come poi, come dopo, come più tardi, tra un momento. Non lo so, mi sembra un sacco di parole che promettono e che parlano di un futuro che però è un futuro che sostanzialmente poi non arriva mai. Perché tutto alla fine si perde, sempre nel dopo, nel poi. Io invece ho la tendenza a non rimandare mai, perché la vita è fatta di attimi e la classica frase fatta oggi ci sei, domani non si sa, è una grande verità. La vita è costellata di imprevisti e tutti quegli attimi, quel tempo prezioso che ci viene regalato va colto, quindi carpe diem, devi davvero afferrare e fare tutto quello che puoi oggi, adesso. Quindi io non capisco perché non si possa dire lo faccio subito, oppure se si dice lo faccio tra un momento, che sia un momento, non un'ora, un giorno, una settimana e poi mai. Non lo so. Io se prometto cerco di mantenere, non mi piace parlare per niente e quindi insomma sono un po' stanca di tutte queste parole buttate lì così, anche perché secondo me il dire lo faccio subito è un modo per far capire all'altra persona che comunque è importante e io rinuncio magari a una cosa che sto facendo ma che posso realmente rimandare a fra poco per dedicarti del tempo. E questa cosa secondo me è importantissima, il far capire e soprattutto il gestire il proprio tempo in base a delle priorità. È ovvio che mi capita a volte di rimandare delle cose perché magari subentra una stanchezza e purtroppo a volte anche delle priorità cominciano a prendere scale di valori differenti, però non tendo mai a rimandare troppo in là. E riflettevo anche sul fatto che c'è un'altra parola che non mi piace più tanto. È una parola bellissima, ma secondo me se ne abusa un po' troppo. La parola in sé è scusa. È una parola bellissima perché in quel momento e detta soprattutto guardando magari chi merita delle scuse, è una parola che assume un valore importantissimo. Il problema è che spesso viene usata appunto un po' troppo e non mi piace perché io dico, ma cosa ti costa riflettere su quello che puoi dire, su quello che puoi fare? E evitare di continuare poi a chiedere scusa, soprattutto perché se chiedi scusa e non cambi, forse
non è proprio una scusa sentita. Io ho sicuramente chiesto scusa tante volte, però dietro a quelle scuse c'è anche la voglia di migliorarsi. E quindi, non so, poi magari qualcuno mi può dire, no, mi hai chiesto scusa 200 volte sempre per la stessa cosa, e quindi, però, sì, la buona volontà io ce la metto sempre, e quindi, sì, non lo so, oggi mi sento polemica, sarà che sto guardando la pila di vestiti che devo stirare e adesso andrò a stirare. Intanto che si scalda il ferro, cercherò di recuperare alcune cose che devo scrivere sulla mia rubrica. Bene, facciamo che ci aggiorniamo? Segregata in camera perché Leonardo deve giocare alla Xbox e ascoltare della musica che a me fa schifo. Ho passato il pomeriggio, dopo aver lavorato stamattina, a cercare di riposare inutilmente, ovviamente, a guardare film romantici che mi hanno fatto venire la nausea, perché trovo tutto questo romanticismo assurdo, finto, e ovviamente possibile solo nei film. Inoltre domani è la vigilia di Natale e io sto odiando fortemente questo periodo. Vorrei proprio passare le festività a pie pari e cancellare definitivamente quest'anno, perché veramente la pesantezza. E invece niente, aspettiamo. Domani tra l'altro lavoro dalle 5 a mezzogiorno. Mi stavo chiedendo, ma perché i film devono sempre avere un lieto fine? Cioè, voglio dire, non è che la vita reale abbia sempre un lieto fine, anzi, il più delle volte la fine non è proprio così lieta. Non potrebbero fare dei film un po' più realistici? O forse dovrei cambiare genere?